sono così cattiva, Nicholas. Ma come puoi fare una cosa simile? Sai il guaio che crei a casa mia? Ok, va bene, mi dispiace. Voglio solo che credano che siamo davvero fidanzati. Sì, hai ragione, scusami. Tu mi aiuti e io ti tratto così. Non so, no, io sto impazzendo, no, non so cosa mi prendo. Anch'io ho esagerato un po' prima lì, in mezzo al salotto. Senti, lei sa tutto, vero? Che mi stai aiutando? Chi? Come, chi? La tua ragazza? Come si chiamava? Carolina. Non avevi detto Carina? Carina Carolina Salina si chiama. Che famiglia, sono stranissimi. Io vorrei sapere una cosa. Resti qui per molto tempo o vorresti viverci? Perché è meglio se te ne vai. Senti, Patico, la sto solo salutando. Non posso fare neanche questo adesso. Ciao. Ah. Sei dovuto andare a prenderla. Altrimenti la larva non se ne andava. Era la cosa giusta da fare. Molto bene. Alla fine sei più protettivo di me. Tu mi hai chiesto di farlo, io lo faccio. E io te ne sono grato. Non so come farei se tu non fossi. Come stai? Perché? Ah, mi sembra che vada meglio. Mattia! Sì, molto meglio. Ecco suo tè. Ah, che prego gentile. Prego servire. Grazie mille. Franco volere portare a lei il tè, ma volere sostituire me io non permettere. Volere zucchero? No, lo prendo amaro. Bene. Herr Federica? Non ti sembra che Scotti? Sì? Ascoltare, perché io parlare di una cosa grave con lei. Cosa c'è, Greta? Qual è il problema? Essere un problema molto importante. Trattarsi di Floricienta e tutta la sua banda. Che cosa? Sentiamo, Greta, parlami pure di questo gruppetto. Allora, che cosa mi devi dire? Che è entusiasta, è molto entusiasta, non è vero, Gretina cara? Nine! Io non entusiasta, io gridare quando vedere Panda. Beh, sì, ecco, io cantare e ballare perché lasciarmi andare, certo, un po'. Solo un momento, sì, è vero. Io ti capisco ogni giorno di meno. Va bene, io dire chiaramente. Quando me venire da fuori trovare lì, ragazzi, Nicholas, Maya e Floricienta. Che urlavano a Sofia perché aveva portato quei pidocchiosi a provare qui dentro. Ma non sono amici tuoi. Certo. Però sono dei pidocchiosi. No, non c'entrare niente. Qui il fatto è essere che Nicholas, Maya e Floricienta essere membri. Stai calmo e siediti. Cosa è successo? Subito a chiamare il medico. Ma io devo ancora raccontare di Panda, non di posso pensare a questo ora. Guarda come sta Mattias. Che dolore. Greta, se non l'avesse fermata Mattias, lei avrebbe spifferato tutto al freezer. Io volevo solo dire quello che sapere di Floricienta e di ragazzi. Meno spifferare né tradire niente. Lei ha detto che la musica le piaceva. Non può tradire così, ragazzi. Ha detto che le piaceva, se non sbaglio. Ma io non poter perdonare a me stessa questa debolezza, perché io avrei fatto solenne giuramento di essere buona istitutrice. Quale giuramento, Greta? Quando mi diplomare come istitutrice professionale a Düsseldorf, mi giurare che mai nascondere marachelle di ragazzi contro interessi di genitori. E se io non parlare, io così perdere il mio titolo. Ma che bel giuramento spione ha fatto, Greta. In ogni caso, Federico non è il padre dei ragazzi, lui è il fratello, è diverso. Certo, e poi un'altra cosa. Noi non siamo a Düsseldorf, noi siamo in Argentina. E le cose qui sono molto diverse. Ah, sì? Sì. Vuol dire che non esistere qua questa legge, non avere nessuna importanza? È il contrario, è totalmente l'opposto. Se tu sei un'istitutrice professionale e tradisci un ragazzo, che succede? La polizia ti arresta. E glielo dico perché a me è successo, l'ho provato sulla mia pelle. Dover imparare tanto da gioventù. Grazie mille. Ma figuri, però è meglio che lei non dica niente, davvero. Perché credi che io copra così tanto i ragazzi? Perché? Per non finire di nuovo in prigione, è stato bruttissimo. È logico. Ci sono voluti anni di terapia per superarlo. Hai ragione. Quindi lei non dica niente. Non dica niente. È molto importante. Non dica... Eccomi qua. Sta arrivando il medico. Quale medico? Il medico. Il medico! Stai ferma, gli fai male. Santo cielo, lo stiamo perdendo. No. Ecco, qui c'è l'ingresso principale, vedi? Da questa scala sale alle camere. Sì, ma dove sono i soldi? Dove li trovo? In questa casa tu rubi un posacenere e stai rubando per dire 3 milioni di dollari. Capito? Addirittura. Beh, io voglio contanti. E tu dove starai? Fuori ad aspettarmi? Dove? Canguro, non devi contare su di me. Io non posso stare neanche a un miglio da quella casa. Questi ragazzi mi conoscono già. Non si può, no.
E poi, se per caso lo viene a sapere Julian, questa volta mi spacca la faccia. Va bene. Sul serio. E allora, perché non mi aiutate? Sì, arriviamo. Eccoci. Ma cosa è successo? È un caos qua dentro. Credi? Cerca di non rompere, carina. No, non rompo, tranquillo. Hai visto Clara? No. È inutile parlare con me. Cara, scusa, hai visto? Aspetta, maleducata! Ragazzi, scusate, per caso avete visto dei bambini? Quelli dell'altra volta? Sì. Non li abbiamo visti. Non mi pare. Ah, no. No. Concentrati, Delfina, concentrati, perché sennò... sarei tu ad avere un problema. Santo cielo, ma... sì! Paz ha detto che sono acida e cattiva e che le rendo sempre la vita impossibile. E che pazza è una bambina, Clara, e le bambine dicono cose da bambine. No, no, perché ho un po' di ragione. Lei ce l'ha, Nicholas. A volte anch'io mi sorprendo di ciò che sono capace di fare, lo sai? Io prima non ero così, perché ora lo sono. Perché tutti noi abbiamo un mostro dentro, capisci? L'invidia, la gelosia ci rendono le peggiori persone del mondo, anche se non vogliamo, purtroppo. Perché succede anche a te? Sì. A volte mi succede, con Franco. A volte mi piacerebbe rovinargli un po' quel suo viso perfetto, in modo che gli vada male qualcosa, almeno qualcosa. Che soffra sulla sua pelle, come soffro io, capisci? Ecco. Basta, ti prego! È fatto! No. Abbiamo finito. Aspettare un attimo che pulire con alcol. Pulire bene, così ferita non infetta. Stai pure tranquillo, che il medico ha detto che non sono coliche, lo escludo. Allora perché mi avete fatto l'iniezione? Per prevenzione, perché è un vasodilatatore nel caso tu dovessi avere un calcolo nel rene. Così sto ancora peggio. Come? Tu non sai quanto mi fa male il trattamento preventivo. Stai seduto, devi stare a riposo, non fare lo sciocco. Non toccarmi lì, me lo fai apposta. Siediti e non piagnucolare. Ah, piccolino. Ho incrociato il medico e mi ha detto che stai male. Cosa c'è, amore mio? Niente, mi sento già molto meglio, grazie. Bene. Tu ci credi che non abbia niente con la faccia che ha? Senti, Malala, io devo andare in ufficio, quindi per favore ti puoi occupare di lui e dargli quello che gli serve. No, io vengo con te. No, tesoro, io non mi muovo di qui. Vedi che stai male? Vai pure tranquillo. Vuole ancora tè, Matthias? No, non vogliamo il tè perché non abbiamo bisogno di te. Quando ne avremo bisogno ti chiameremo. Tu non venire per nessun motivo, non ci serve niente. Oh. Greta, prima mi volevi dire qualcosa sulla penda. Fede. Volevo dire che mi pentirmi moltissimo di dar permesso a Panta senza permesso espresso suo per iscritto, Federica. Non si preoccupi, io faccio il duro solo per non farmi mettere i piedi in testa, perché si controllino, sai? Io lo sapere, Federica. Tutto posto. Sai che cosa mi fa sentire bene? Cosa? Sofia, il fatto che si dedichi a questa cosa è una rivelazione. E poi c'è qualcosa nel suo timbro di voce che mi fa sentire come una pace. Quella ragazza Sofia non può dare pace a nessuno, scusa se te lo dico, Federico. Ciao Delfina, dove sei? Siamo in giro e ci stiamo divertendo da matti io e i ragazzi. Sì, vita mia. Aspetta un attimo, scusa. Ragazzi, basta per favore. Sto parlando con Federico. State calmi, ora arrivo. È pronto? No, tesoro. No, no, no. È solo che arriveremo un po' più tardi del previsto. Sì. Anzi, no, è che... Beh, no, 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 no. Se vuoi li riporto immediatamente a casa. Facciamo così, se vuoi. Aspetta, aspetta, ora chiedo e poi ti riferisco. Aspetta, dammi solo un minuto. Ragazzi, ragazzi, per caso volete tornare a casa? No, no, no. Ci stiamo divertendo tanto. Ora non vogliono più staccarsi dai giochi. Dai, sì. No, scusa tesoro, di' a Greta di non preoccuparsi, che arriveremo un po' più tardi. Sì, ragazzi, arrivo subito. Beh, ciao tesoro, ora ti lascio, vado, ciao. Per fortuna, mi ha creduto. Bene, bene. E cosa fai, Delfina? Metti le corna al tuo fidanzato? Ma per favore, non ti intromettere, questi non sono problemi tuoi. E questo chi è? Il caffone che esce con mia madre. Ma dai, basta, smettila un po', non fare tanto la snob. Perché da quello che vedo, neanche tu hai dei gusti poi così tanto raffinati, eh? No, qualche per problema. Favore, Pedro, per favore, ti prego, non vorrei sporcarti le mani con lui. Sai quanto durerà questo brutto pezzente nella mia famiglia? Ma per favore. Davvero? E chi mi caccerà, tu? No, no, io non mi sporco le mani, no. Te ne andrai da solo quando scoprirai che mia madre non ha più un soldo.
Come sarebbe? Hai detto che tua madre è al verde. Ai! Ai! Scusa! Parlo così